Allora, buonasera a tutti e benvenuti a quest'ultimo appuntamento del ciclo di lezioni sul Novecento ideato e organizzato dal Dipartimento di Scienze Storiche dei Beni Culturali. Abbiamo pensato a questo ciclo di lezioni soprattutto per i ragazzi delle superiori che si apprestano a sostenere l'esame di Stato e quindi abbiamo chiesto ad alcuni dei nostri docenti di approfondire alcuni temi legati al Novecento. Per quest'ultima lezione abbiamo il professor Luca Quattrocchi, che è docente di storia dell'arte contemporanea, che terrà una lezione intitolata Arte e dittatura nel XX secolo. Buonasera, professore, le lascio la parola. Grazie David, buonasera a tutti. Dunque, siamo una compagnia ristretta, quindi interloquiamo il più possibile. Io inizio, ovviamente voi quando volete mi interrompete, anche non alzando la mano perché se io metto la presentazione credo che non vedo più poi le vostre icone. E infatti partirei. Condividere lo schermo. Ecco, vedete? Quindi avvertitemi se c'è qualche disfunzione o video o audio. Dunque, arte e dittatura nel XX secolo è un argomento purtroppo molto vasto, perché appunto la Germania nazista, l'Unione Sovietica sotto Stalin principalmente, l'Italia fascista, ma potremmo anche parlare della Spagna di Franco piuttosto che della Romania di Ceausescu, della Cina di Mao naturalmente, della Cuba di Fidel Castro, fino ad arrivare ai giorni nostri, alla Corea del Nord di Kim Jong-un. Quindi davvero il tema, ahimè, è ancora molto attuale. Noi tratteremo principalmente gli anni 30, concentrandoci soprattutto sulla Germania e sull'Unione Sovietica, però il discorso che faremo in realtà vale anche per le altre situazioni, perché le dinamiche, bene o male, sono le medesime, sono analoghe. E per affrontare il problema partiamo dalle riflessioni di una delle più grandi storiche, filosofe, politologhe del Novecento, che è Hannah Arendt tedesca di origine, costretta all'esilio, prima in Francia e poi negli Stati Uniti dove si stabilisce. È davvero una delle voci più lucide e più intelligenti del Novecento, e nella sua vasta bibliografia questo è il testo fondamentale, quello che ci riguarda più da vicino per il nostro argomento, Le origini del totalitarismo, che viene pubblicato nel 1951, quindi veramente all'indomani della fine della guerra. Riesce davvero a tracciare, come dire, la storia, lo sviluppo e le origini dei totalitarismi europei, con una sapienza e con una quantità di informazioni davvero incredibile per essere appunto quella data. Qual è la tesi centrale del libro di Hannah Arendt? È che il totalitarismo è una forma politica, diciamo, nuova nel corso della storia, che si sviluppa appunto nel Novecento, diversa da altre forme di regime autoritario, come possono essere il dispotismo, o la tirannide o la dittatura. In cosa differisce? Laddove il totalitarismo ha conquistato il potere, ha distrutto tutte le tradizioni sociali, tradizioni giuridiche, tradizioni politiche, ha perseguitato e sterminato ogni forma di dissenso, ha trasferito il centro del potere dall'esercito alla polizia, e ha preteso dai cittadini non solo la subordinazione, quindi l'obbedienza al dettato del capo, ma il controllo totale anche della sfera privata. Questo perché? Perché per i regimi totalitari, dice Hannah Arendt, le considerazioni utilitaristiche, di un beneficio immediato, sono inessenziali in definitiva, perché hanno delle mire molto più ambiziose, molto più totalitarie, giusto appunto, e smisurate, vale a dire di modificare la realtà in maniera radicale per ricrearla secondo gli assunti dell'ideologia a cui fanno riferimento. Qual è la differenza tra totalitarismo e dittatura?
I movimenti totalitari, come appunto il nazismo e lo stalinismo, mirano a organizzare le masse, non le classi, che invece, come i vecchi partiti, come ad esempio accade in Italia con il fascismo. Difatti, il fascismo è un regime dittatoriale e non totalitario, ma non perché sia stato più buono degli altri due, perché la macchina totalitaria, che adesso andremo ad analizzare nei suoi effetti sulla produzione culturale e artistica in particolare, non è così efficiente come invece, ahimè, lo era in Germania e in Unione Sovietica. I movimenti totalitari fanno leva appunto sulla massa, sulla nuda forza numerica proprio delle persone, che alla fine sono dette personalizzate. Che cos'è la massa? Scrive Hannah Arendt, il termine massa si riferisce soltanto a gruppi che per l'entità numerica o per indifferenza verso gli affari pubblici o per entrambe le ragioni non possono inserirsi in un'organizzazione basata sulla comunanza di interessi, in un partito politico, in un'amministrazione locale, in un'associazione professionale o in un sindacato. Potenzialmente essa esiste in ogni paese e forma la maggioranza della folta schiera di persone politicamente neutrali che non aderiscono mai a un partito e fanno fatica a recarsi alle urne. Ecco, direi parole di grande attualità anche queste. La massa naturalmente va controllata, va controllata e gestita. Se nei rapporti con il mondo esterno il regime totalitario si affida alla propaganda, come è facile immaginare, nei rapporti interni il regime totalitario, la sua arma, il suo strumento principale è quello del terrore. Un terrore fatto di polizia segreta, fatta di spionaggio, fatta di controllo totale, che prescinde spesso anche dall'esistenza reale stessa degli avversari. Spesso il nemico è un nemico immaginario, che è quasi un pretesto per un controllo totale. La massa, sotto i regimi totalitari, è come paralizzata da un clima di terrore, dal sospetto che chiunque, dal vicino al proprio figlio, addirittura possa essere una spia. La massa diviene un blocco compatto, ma, scrive Hannah Arendt, premendo gli uomini uno contro l'altro, il terrore totale distrugge lo spazio tra di essi, distrugge il presupposto di ogni libertà, la possibilità di movimento, che non esiste senza spazio. Quindi è un blocco compatto, quello della massa, senza spazio vitale attorno, e tuttavia atomizzato. Ognuno è solo, è una massa compatta, ma dove non ci sono relazioni al suo interno. Ognuno è isolato. È isolato dagli altri, di cui degli altri diffida e dai quali teme una possibile denuncia, come dicevamo prima. Non è senza significato che i dittatori si facciano spesso raffigurare con grandi folle, con delle masse indistinte, appunto, da Lenin a Hitler, con questo manifesto dove si legge qui un grande ja, un grande sì, e che ci ricollega molto da vicino anche a questo Mussolini, il cui corpo, come vedete, è composto da una folla innumerevole, dove campeggia appunto questo sì. Dunque, in questo clima, in questo scenario asfissiante, i regimi totalitari si inserisce la produzione culturale e artistica in particolare. Dunque, fino a poco tempo fa la produzione artistica dei regimi totalitari è stata, come dire, poco considerata, considerata anzi come una specie di corpo estraneo, per cui era sufficiente estrapolarlo, quindi toglierlo dallo sviluppo del pensiero culturale novecentesco e tutto tornava a posto, come se fosse appunto un incidente. Le opere non erano per lo più visibili nelle cantine dei musei, tanto in Unione Sovietica che in Germania, che anche in Italia, però questo, come capite bene, non è altro che una rimozione, come ci ha insegnato Freud, non aiuta certo a risolvere i problemi. L'arte totalitaria non nasce dal nulla e non può non lasciare traccia. Quindi è necessario, nonostante il suo scarso valore dal punto di vista strettamente artistico,
è necessario appunto conoscerla, studiarla, capirne le origini e capire anche quali sono eventuali conseguenze che ha lasciato, perché appunto niente scompare senza lasciare traccia di sé. Dicevamo che la produzione generalmente è di scarsa interesse dal punto di vista strettamente artistico. Perché? Perché i totalitarismi hanno paura delle iniziative artistiche e intellettuali in genere. Perché? Perché non sono prevedibili. E infatti nell'apparato dello Stato totalitario vengono privilegiate le persone dotate di mancanza di intelligenza, di mancanza di creatività, proprio perché sono più facilmente controllabili, proprio perché è una garanzia di sicurezza, perché non si, come dire, non fanno prevedere delle mosse imprevedibili e inconsulte. D'altronde, come disse l'intellettuale e poeta sovietico Mandelstam, che peraltro morì in un gulag nel 1938, dopo una serie di arresti, alla fine del 1938 morì in un gulag sovietico, disse Mandelstam: uno Stato che giustizia le persone perché scrivono poesie è uno Stato che riconosce il potere della poesia, che è un atroce paradosso, ma effettivamente è il vero. Dunque, come si sviluppa l'arte in un regime totalitario? L'arte viene costruita sui principi dello Stato totalitario. Quindi, innanzitutto, lo Stato dichiara che l'arte e la cultura sono armi ideologiche. Lo Stato ha il monopolio di tutte le espressioni artistiche. Lo Stato istituisce un apparato per il controllo globale della produzione artistica. Lo Stato sceglie un movimento, una tendenza, un linguaggio, una corrente e la dichiara ufficiale e obbligatoria. Come conseguenza di questa scelta, lo Stato dichiara guerra di sterminio a tutte quelle correnti o linguaggi o stili, che non si adeguano a quello unico e obbligatorio. In uno Stato totalitario, all'arte, alla cultura in generale, è affidato il compito di tradurre ideologia in immagini comprensibili, in immagini facilmente comprensibili, proprio perché destinate alla massa, per questo il linguaggio in pittura, pressoché unico nei vari regimi totalitari, è il realismo, perché è quello più immediatamente che si presta a veicolare dei contenuti ideologici. E in architettura il classicismo, perché è quello che maggiormente si associa ad un'idea di potere, a un'idea di solennità e di rispetto. Un realismo che, come dire, investe anche i ritratti ufficiali, ovviamente, che sono il genere più importante della produzione artistica in uno stato totalitario. Ecco, da Stalin a Hitler, un realismo che si fa in realtà sempre più raggelato, sempre più fotografico. E l'Italia, che è appunto una situazione diversa rispetto alla Germania e all'Unione Sovietica, e che giunge a ipotizzare un regime totalitario soltanto alla fine degli anni 30, si passa ad esempio da queste raffigurazioni di origine futurista del Duce, di Mussolini, oppure a questo celebre profilo continuo, a queste invece raffigurazioni molto più oggettive, molto più chiaramente illustrative e leggibili. Nelle tre principali dittature del XX secolo in Europa, l'arte è spesso l'emanazione, il riflesso del pensiero del capo, del dittatore. Stalin non parla mai direttamente d'arte e apparentemente non se ne interessava, aveva dei gusti piuttosto tradizionali, però sappiamo dalla documentazione e da testimonianze che non c'era nessuna decisione anche in campo artistico o architettonico che non venisse avallata da lui in persona. Ben diversa la situazione in Germania, perché Hitler si considerava un artista.
che si era dovuto dedicare alla politica per salvare la Germania e quindi parla moltissimo e spessissimo di arte. I principi dell'arte del Terzo Reich in realtà sono già evidenziati, sono già enucleati nel Mein Kampf, che risale agli anni 20, e a partire dal 1933 diventeranno, come dire, una legge inderogabile. Mussolini, viceversa, non era una persona particolarmente né colta né interessata ai fatti artistici. Diciamo, i suoi contatti con il mondo dell'arte inizialmente avvengono soprattutto grazie a Margherita Sarfatti, una grande donna di cultura che per un periodo è stata la sua amante. Però basti citare un commento che ci è giunto di una visita che Hitler e Mussolini fecero agli Uffizi durante la visita di Hitler in Italia nel 1938, e dove Hitler naturalmente andava in estasi davanti a tutti i nostri capolavori, e Mussolini aveva l'aria piuttosto annoiata. Uscendo da questa visita, Hitler disse al suo attendente: quanto all'arte, costui, riferendosi a Mussolini, è assolutamente ottuso. E quindi c'era anche, come dire, una sorta di non velato disprezzo nei confronti di Mussolini, non solo perché non capiva l'arte, ma perché non ne capiva l'importanza strategica, l'importanza di strumento ideologico che invece lui aveva ben capito fin da subito. Dunque, la dittatura in Germania prende possesso in maniera subitanea, come sapete, nel 1933, e da quel momento ogni opposta tendenza viene praticamente distrutta. Questo dura fino alla fine della guerra. In Unione Sovietica, e questi vedete due manifesti, la mostra dell'arte degenerata, su cui poi torneremo, e la mostra della musica degenerata. La musica degenerata era il jazz, ad esempio, proprio perché veniva da una cultura dei negri, che era una razza considerata una razza inferiore. In Unione Sovietica il soffocamento delle avanguardie è più lento, inizia già alla fine degli anni 20 e si può dire che si compia, viene deciso, diciamo, intorno al 1932 e poi si compie negli anni successivi. In Italia, come detto, la situazione è molto più fluida, non per ben volere dei fascisti, ma da una parte per impreparazione della nostra classe dirigente e ignoranza anche, e dall'altra perché c'era una convenienza a non creare dei fronti contrapposti, quindi a tenere un po' buone tutte le diverse tendenze che si presentavano in quegli anni, nel senso che dipingere un quadro astratto nell'Italia 1934 non era magari ben visto dai gerarchi fascisti, ma non succedeva nulla all'artista, cosa che invece in Germania andava minimo in galera o veniva eliminato direttamente. Quindi, ecco, questo pluralismo che il fascismo consente, appunto, ma non per lungimiranza, proprio per fatti contingenti, si può dire che duri fino al 1938, quando anche l'Italia tenta di trasformarsi in un regime totalitario senza successo per nostra fortuna. Ma come funziona la macchina totalitaria? Innanzitutto, appunto, la distruzione delle avanguardie, sia da parte dei nazisti che dei comunisti, a favore del realismo, come abbiamo detto. È curioso che entrambi regimi utilizzassero gli stessi termini, ma con valenze opposte. Per dire, Rosenberg, uno dei teorici del nazismo, definiva Kulturbolschewismus, l'espressionismo, il dadaismo, la nuova oggettività, il Bauhaus, il jazz, quindi il bolscevismo culturale. Contemporaneamente, Gerasimov, pittore, uno dei personaggi più potenti dell'apparato di Stalin, definiva l'avanguardia russa feccia fascista, quindi diciamo gli insulti erano incrociati e si riferivano allo stesso tipo di produzione. La distruzione delle avanguardie avvenne all'insegna di un imperativo assoluto, vale a dire che l'arte deve essere qualcosa di comprensibile
e vicina ai milioni di lavoratori. E essendo l'Unione Sovietica lo Stato l'unico committente, questo era facile da perseguire. In Germania invece questo annientamento delle avanguardie, come detto, fu più repentino. Qualche anticipazione c'è già prima del 1933, Länder in cui il Partito Nazionale Socialista aveva già preso il potere, e infatti alcune pubblicazioni già esistevano prima del 1933. Questa è una delle pagine, credo, più vergognose della storia dell'editoria di tutti i tempi. Appunto, un ideologo del nazismo che si chiama Schulze Naumburg, che per appunto denigrare la produzione modernista, come vedete, mette a confronto delle opere di Schmidt-Rottluff, Modigliani, espressionisti, con delle deformità fisiche, proprio per come dire, sottolineare il fatto che questi pittori degenerati ritraggono l'umanità malata, l'umanità sana, quella che non va appunto esposta in questa maniera, che anzi andrebbe eliminata. Li definisce crimini, creazioni di un'immaginazione malata nel suo testo. Ecco, ma come funziona la macchina totalitaria? Sempre appoggiandoci al volumone di Hannah Arendt, sono più di 600 pagine, Le origini del totalitarismo, potremmo anche qui applicarlo al campo artistico secondo questi tre, come dire, aspetti principali: ideologia, organizzazione e terrore. Allora, alla base dell'ideologia ci sono i principi che vengono dettati dal capo. In Unione Sovietica il principio è quello del realismo socialista, che viene, come dire, codificato nel 1932, pare a seguito, ma insomma credo sia accertato, di una riunione segreta che Stalin ebbe con Gorky. Gorky, celebre scrittore e drammaturgo russo, premio Nobel, ammirato e rispettato in tutto il mondo, che quindi, come dire, dà l'avallo a questo tipo di volontà di controllare la produzione secondo il realismo socialista. E in Germania, invece, come vi dicevo, Hitler che ha parlato moltissimo d'arte, già nel Mein Kampf si legge, ad esempio, a proposito del genere umano, lo divide Hitler in tre gruppi: fondatori di cultura, portatori di cultura e distruttori di cultura. Nel primo gruppo, ovviamente, i fondatori di cultura sono gli ariani, nel secondo gruppo i portatori di cultura, quindi sono, come dire, coloro che la recepiscono e la elaborano, sono i giapponesi, mentre invece i distruttori di cultura sono ovviamente gli ebrei. E così scrive: ciò in cui riescono nel campo artistico è la mescolanza o il furto intellettuale, perché l'ebreo è sempre solo un parassita nel corpo di altre persone. Contamina l'arte, la letteratura, il teatro, si fa scherno del sentimento naturale, sovverte ogni concetto di bello e sublime, di nobile e buono, e trascina l'uomo nei bassi fondi della sua natura. Ecco, tutta la produzione più odiata è quella delle avanguardie, quello del modernismo in generale, quindi diciamo dalla fine, dagli ultimi anni dell'Ottocento a tutti gli anni Venti, che è considerata appunto degenerata e considerata, come dire, un'operazione speculativa portata avanti da galleristi, da mercanti ebrei e da una cricca di critici anch'essi ebrei, che in pratica hanno imbrogliato il pubblico internazionale. Quindi, diciamo, è una grande truffa messa in essere dagli ebrei. Una volta che Hitler prende il potere, le sue osservazioni sull'arte diventano legge, ovviamente. E quindi l'appello al popolo, l'appello alla massa, scrive, anzi dice nel 1933 Hitler: l'artista non crea per se stesso, ma per il popolo. E di conseguenza bisogna far sì che il popolo possa essere chiamato a esprimere il proprio giudizio sull'arte,
Ecco, quindi qualsiasi produzione artistica deve essere sottoposta a giudizio del popolo. E quindi non è più tollerabile un'arte che non possa contare sull'immediato e più profondo riconoscimento da parte della massa del popolo. E così via. Come comportarsi nei confronti di coloro che invece si distaccano da questa, per Hitler, necessaria comunanza di vedute rispetto alla massa del popolo? Per coloro che non ritraggono fedelmente la realtà, per coloro che dipingono, come scrive, i campi blu, il cielo verde e le nuvole di un giallo zolfo, per costoro non ci sono che due possibilità per questi pittori che dipingono in questa maniera: o sono malati, quindi hanno un difetto della vista, e quindi vanno isolati e curati in qualche maniera, oppure sono degli imbroglioni, nel senso che non vedono cielo verde, sanno benissimo che il cielo è blu, e quindi ci prendono in giro e quindi bisogna prendere dei provvedimenti più drastici, quindi vanno comunque segregati, imprigionati e quindi allontanati per evitare che questa epidemia, diciamo, si possa diffondere. Il partito deve indicare la via agli artisti, anche utilizzando i mezzi più drastici. Ecco, comune, come vi dicevo, è l'odio per il modernismo, per ogni ismo, perché sono tutti visti come tutti prodotti appunto di questa cricca mercantile giudaica che sfrutta la dabbenaggine dei borghesi di tutto il mondo, quindi dal cubismo al Kandinsky, all'espressionismo, al suprematismo, dal dadaismo al surrealismo. Ecco, tutte queste opere saranno proibite, vietate, tanto in Germania che nell'Unione Sovietica. Secondo punto, organizzazione. Come funziona, appunto? La polizia segreta, come detto, è lo strumento principale del controllo sociale e tende a trasformare la società davvero in una specie di sistema di spionaggio permanente e onnicomprensivo. Ed è un sistema che è durato fino ad anni abbastanza recenti, se pensate a tutto il blocco sovietico dell'Europa prima della caduta del muro di Berlino. Questo voleva dire che in arte bisognava controllare la produzione degli artisti. Uno dei primi atti di Hitler nel 1933 fu la creazione del Ministero del Reich per l'informazione e la propaganda popolari sotto la direzione di Goebbels. E questo ministero era diviso in sette sezioni, che vi cito per farvi capire dove come davvero non sfuggisse nulla a questo controllo, perché comprendeva musica, teatro, letteratura, cinema, stampa, radio e arti visive. Quindi veramente ogni aspetto del comunicabile era sottoposto a controllo. E tutti coloro che intendevano svolgere un mestiere collegato a queste discipline erano obbligati a iscriversi alla Camera del Reich, se non si era iscritti non si poteva lavorare. Direttore della sezione arti visive è questo pittore Adolf Ziegler, pittore prediletto, molto amato da Hitler. Soprattutto questo dipinto, I quattro elementi, sembra vedere questi dipinti di essere tornati indietro di almeno 80 anni. Questo soprattutto era molto amato, tant'è vero che era di proprietà di Hitler e lo teneva nel suo studio, nel posto d'onore. Contemporaneamente a questo controllo venivano in Germania espulsi dalle associazioni, dal mondo artistico, dai musei, tutti coloro che non erano graditi, quindi innanzitutto tutti gli ebrei e poi tutti quei direttori o conservatori di museo che si erano resi responsabili dell'acquisto di opere moderniste, praticamente quasi tutti. Quindi ci fu un ricambio ai vertici della gestione del patrimonio culturale, degli affari artistici imponente. Sostituiti con chi? Sostituiti con dei personaggi fuori moda, personaggi che si sentivano ormai emarginati da quelle che erano le nuove ricerche artistiche legate a un realismo di stampo ottocentesco. Quindi, diciamo, veramente riesumati, accademici, naturalmente, tutti coloro appunto che ormai erano
superati in ogni senso. Dunque, in Unione Sovietica questo controllo era molto più semplice, nel senso che era lo Stato l'unico committente per la produzione artistica e quindi era lo Stato che forniva agli artisti il materiale con il quale lavorare, quindi i colori, i pennelli, le tavolozze, la creta, il marmo, la carta da disegno e così via. Quindi bastava semplicemente che lo Stato non rifornisse gli artisti indesiderati del materiale per lavorare, automaticamente si esaurivano in pratica. Anche la critica d'arte venne abolita sia in Unione Sovietica che in Germania. In Germania, in particolare, Goebbels, con un decreto del 1936, mise a bando la critica d'arte, dicendo che da ora in poi ci sarà soltanto il redattore d'arte, il quale ha il ruolo unico di segnalare eventi. Quindi si è aperta la mostra tal detane nel tal museo, limitandosi a descrivere le opere esposte senza commentarle, quindi senza esercitare alcun giudizio sulle opere esposte. Le mostre, lo Stato naturalmente organizza mostre. Questa è il manifesto di una mostra intitolata Datemi 4 anni, che si tenne nel 1937, e sempre nel 1937 la più importante delle mostre, come dire, esemplari del partito nazista e di Hitler, è la grande mostra di arte tedesca che si tenne appunto a Monaco nell'appena inaugurata Casa dell'Arte, la mostra proprio che la inaugura. È una selezione di oltre 1.000 opere compiuta dallo stesso Hitler, accompagnato, aiutato da Ziegler, che è questo che vedete, su quella che doveva essere una mostra dimostrativa di come debba essere l'arte sotto il Terzo Reich, in ambito pittorico e in ambito scultoreo. Lo stesso Hitler, nel discorso di inaugurazione, qui vedete un'immagine, dice: "Mi sono attenuto inesorabilmente al seguente principio: se qualche pittore autonomo ha presentato immondizie per la mostra di Monaco, allora o è un truffatore, nel qual caso deve essere incarcerato, oppure è un pazzo, nel qual caso deve essere ricoverato in manicomio, oppure è un degenerato e di conseguenza deve essere inviato in un campo di concentramento per essere rieducato e imparare la dignità di un lavoro onesto." Qual è la produzione di questa grande mostra d'arte tedesca? Ovviamente opere rigorosamente realiste e organizzate non a caso secondo generi, secondo una gerarchia di generi, come le mostre ottocentesche, dove al primo posto ovviamente sono i ritratti ufficiali, qui vedete qualche esempio, alcuni davvero impressionanti per la loro vicinanza ad una fotografia, come questo che vedete. Poi la storia, ovviamente la storia recente, la storia del partito, la storia che ha portato il partito nazista al potere, che è una storia che va mitizzata, le scene militari, sempre in questa gerarchia dei generi, ovviamente, come queste che vedete. Ecco, di moltissime di queste opere non se ne ha più traccia, potete immaginare, anche viste le distruzioni della Germania durante la Seconda Guerra. Le scene sportive, esaltazione della sanità e della bellezza del corpo ariano, e poi le scene di genere, diciamo all'ultimo posto, questa è una coppia di fidanzati ariani, questo è un signore anziano che legge il giornale del partito con il suo vestito tradizionale, il tutto che fa riferimento all'imperativo di sangue e razza, vale a dire radicamento nel territorio, contro l'internazionalismo, rispettare, salvaguardare la tradizione, oppure come questa famiglia. Questo è uno dei quadri, a mio avviso, più impressionanti, perché se
ci fate caso, non c'è nessun elemento che ci possa aiutare a collocarlo cronologicamente. Potrebbe essere dal 1820 fino all'epoca in cui è stato realizzato. Davvero incarna pienamente la volontà di Hitler di cancellare pressoché un secolo di storia dell'arte, almeno cancellarne gli ultimi decenni, ma di riportare l'arte indietro di un secolo, quindi di riagganciarla al realismo ottocentesco. Oppure questa famiglia che osserva una rivista d'arte, padre, madre, figlio, ed è singolare vedere anche, ma è certo casuale, i rimandi interni. Come vedete, la rivista si intravede una scultura riprodotta, che è una scultura veramente esistente, quindi diciamo, i rimandi sono decisamente voluti. Un genere particolare che invece non è presente nella produzione sovietica è quello del nudo. Nazista. Un nudo, abbiamo già visto Ziegler, un nudo spesso, come dire, ambiguo, spesso riferito a degli adolescenti con un gusto un po' morboso, e che si esprime. Questo era un quadro famosissimo all'epoca, la Venere contadina, quindi l'autentica bellezza popolo ariano e nei suoi esemplari più vicini alla terra, nella campagna, nella grande contadina. Per la scultura i riferimenti di Hitler erano più limitati, molto più precisi. Innanzitutto lui, oltre appunto a considerarsi un artista, un grande architetto, era anche, si vedeva come uno scultore, non perché abbia scolpito, ma perché a lui era destinato il compito di rimodellare l'uomo nuovo tedesco nazista. Qui vedete questa vignetta dove appunto un mercante ebreo, si vede come caricaturalizzato, che gli mostra una scultura d'avanguardia che Hitler distrugge e che riplasma in questa maniera. La sua scultura preferita era il discobolo di Mirone, ideale platonico, no? Dell'atleta maschile, emblema appunto dell'uomo nuovo che intendeva forgiare, e riuscì addirittura nel 37 ad acquistarne una delle più belle versioni romane dell'originale greco per una cifra enorme dai principi lancellotti di Roma, ottenendo da Mussolini in persona l'autorizzazione all'esportazione, perché ovviamente era un bene notificato che non poteva uscire dall'Italia. E lo espose trionfalmente, come vedete, a Monaco, venne poi restituito nel 1948 all'Italia, oggi al Palazzo Altez. I suoi scultori preferiti sono Arno Breker e Josef Torak. Vedete veramente anche qui una sorta di neoclassicismo leggermente aggiornato, ma gelido, raggelato. In Unione Sovietica, anche qui c'è un ritorno dei generi nella produzione artistica, dove chiaramente al primo posto il genere più ambito sono i ritratti ufficiali. Questi sono ritratti di Stalin, peraltro realizzati proprio negli anni intorno al 37-38 delle grandi purghe di Stalin. Poi questo volto bonario e così paternalistico corrispondeva allo spietato assassino di centinaia di migliaia di persone. E anche qui le scene storiche, ovviamente, e poi le scene di lavoro collettivo. Il lavoro nell'Unione Sovietica di Stalin è rappresentato sempre come una festa, sempre come qualcosa che unisce e che appunto è una lotta concorde e gioiosa dell'uomo nei confronti della natura, che appunto viene sfruttata al meglio. I lavoratori, naturalmente, anche loro, comunque il lavoro che si facciano, non so cosa sia questa imbianchina piuttosto che un camionista, e addirittura la raffigurazione degli strumenti del progresso, della dittatura del proletariato. Quindi questa è una trebbiatrice che diventa protagonista unica di questo quadretto.
e poi naturalmente le grandi manifestazioni di massa. Sono molto vicine, come avete visto, diciamo, pur nella diversità, nel senso che in Russia c'è forse maggiore libertà e comunque nell'arte sotto Stalin si può individuare un'evoluzione dalla fine degli anni 20, primi anni 30 fino al 53, quando Stalin muore. Nella Germania di Hitler, quei 12 anni non si muove nulla, nel senso non è possibile individuare nessun tipo di sviluppo proprio perché all'arte viene chiesto di tornare indietro di un secolo praticamente. Però in definitiva gli esiti sono assai simili. Qui vedete due opere dello stesso tema, sono tre lavoratori, una è tedesca e una è russa, e ora non saprei neanche io quale tedesca e quale russa, insomma, poco importa. Ecco, in Italia, come detto, non si riesce a mettere in moto questa macchina se non verso la fine degli anni 30, quando naturalmente, come sapete, gli eventi storici ci portano ad avvicinarci in maniera esiziale con la Germania di Hitler. Nel 1938 viene istituito il premio Cremona, si chiama appunto Cremona, un premio di pittura artistico, dove vengono dati dei temi dettati dallo stesso Mussolini e poi vengono premiati. Ad esempio, questo riguarda la battaglia del grano, dovete valutare voi stessi la qualità di questi dipinti, oppure la Gioventù fascista d'Italia, un'edizione successiva. Oppure la auscultazione del discorso di un duce, del duce alla radio, che è questa folla che vedete. Ecco, questo fatto, e questo è un altro dipinto sempre su questo tema, la famiglia riunita che ascolta il duce alla radio, che peraltro si vede anche raffigurato qui. Ecco, questo fatto della presenza, nel momento in cui la televisione non c'era ovviamente, della presenza del capo in ogni atto, in ogni momento, questa specie di controllo assoluto e totale, quindi anche attraverso la voce e la radio, viene veicolato dalla pittura in tutti i regimi totalitari. Guardate questo che appunto invece è tedesco, anche qui ascoltano Hitler alla radio, l'immagine è qui, oppure questo che invece è sovietico, si intitola Il nuovo appartamento, la famiglia è stata assegnataria del nuovo appartamento e quindi felice ne prende possesso con tutte le sue masserizie, ovviamente l'oggetto più prezioso è il ritratto di Stalin. Ma si potrebbe arrivare anche alla Cina di Mao, come vedete da queste immagini. Ecco, però appunto in Italia questa macchina non funziona in definitiva, basti pensare che è chiaro che c'è una stretta, alla fine degli anni. Però basti considerare che parallelo al premio Cremona viene istituito il premio Bergamo, dove nel 1942 il secondo premio viene assegnato alla Crocifissione di Buttuso, che in Germania sarebbe stato praticamente incarcerato e ucciso e in Unione Sovietica mandato in gulag. E infine, terrore, nel senso che le opere degli artisti non realisti vanno anche fisicamente eliminate. E questo avviene tanto in Germania quanto in Unione Sovietica, però con modalità differenti. Già alla fine del 1933 in Germania, quindi pochi mesi dopo la presa del potere, non c'era teatro, sala di concerti, museo o casa editrice che non fosse stata censurata, vale a dire che non fosse, i cui vertici non fossero stati cambiati. Basti pensare che degli 85 direttori di teatro lirico ne furono licenziati 49, quindi ben più della metà. Il 10 maggio del 1933 è una data tristissima perché è la data del rogo di 20.000 libri nelle piazze di Berlino e di altre città universitarie, come Tubing, come Heidelberg, di libri ritenuti appunto da mettere all'indice, libri proibiti che vengono pubblicamente bruciati, come veramente nei
i roghi del Medioevo. Questo aspetto legato al terrore, alla dissuasione, no? Si connette direttamente con le mostre in Germania, anticipata da alcune mostre minori, come l'Eterno Ebreo, che qui vedete, una mostra ovviamente anti-ebraica, o alle mostre antibolscevichiche. La più importante di questa serie di manifestazioni fu la mostra Entartete Kunst, che vuol dire arte degenerata. Arte, come vedete, tra virgolette, perché in realtà non arte. Peraltro questa è una scultura di Otto Freundlich, che morirà in un lager nazista pochi anni dopo. E mostra dell'arte degenerata, praticamente visitatissima, ingresso gratuito e itinerante, perché dopo Monaco girò altre città tedesche. Presentava una mostra di centinaia e centinaia di opere selezionate tra quelle, oltre 16.000, che erano state confiscate da Ziegler, dallo stesso Hitler, dai musei tedeschi perché appunto ritenute opere d'arte degenerata. Ecco, diciamo, il fior fiore di questa degenerazione venne esposta in questa mostra. In cosa consisteva la degenerazione? Lo vedete voi stessi: Picasso, Gauguin, Van Gogh, Cézanne, Ensor, Marc, Chagall e così via. Questo è il manifesto che appunto invitava i visitatori, in cui si legge: tele martoriate, putrefazioni mentali, fantasie malate, pazzi incapaci premiati dalle cricche giudaiche, esaltati dagli intellettuali, sono stati prodotti e produttori di un'arte per la quale istituzioni statali e municipali irresponsabili hanno dilapidato milioni e milioni appartenenti al patrimonio nazionale, mentre negli stessi anni gli artisti tedeschi morivano di fame. Guardate con i vostri occhi, giudicate voi stessi, visitate la mostra Arte Degenerata, entrata libera, vietata ai minori. Ecco, un altro aspetto su cui molto semplice, molto elementare, su cui facevano, no, assegnazione, era quella che queste opere, queste mostruosità, erano costate anche un sacco di soldi al contribuente tedesco. Le opere vengono esposte accatastate, accompagnate da scritte dileggiatrici, in cui si legge ad esempio: la follia diventa metodo, la natura vista da menti malate. Questa ad esempio è la parete dedicata al dadaismo, qui vedete Kandinsky, Kirchner. E questa è un'immagine, mi sembra abbastanza eloquente. Chi frequentava questa mostra? Innanzitutto era ingresso libero, e poi erano organizzati torpedoni, dei camion che andavano a recuperare le persone anche nelle campagne e le portavano a vedere questa mostra, persone che probabilmente per la prima volta nella loro vita entravano, dicono, in una mostra, ma anche in un museo. Ecco, queste due contadine con i loro vestiti tradizionali, che cosa devono pensare di fronte alla scultura primitivista di Kirchner, no? Sembra facile come. E comunque era rappresentato tutto il meglio cultura artistica non solo tedesca ma internazionale, quella che viene considerata da loro degenerata, da Chagall a Grotz, da Kandinsky a Kirchner, Klee, Kokoschka, Mondrian, Schwitters e così via. Che fine fa questa grande quantità di opere presentate nella mostra dell'arte degenerata dopo aver fatto il circuito in varie città tedesche? La maggior parte fu venduta all'estero, fu venduta ovviamente silenziosamente, perché altrimenti l'uomo della massa tedesco si poteva chiedere: ma come mai gli americani o gli svizzeri sono disposti a darci un sacco di soldi per questa arte degenerata? Sono tutti così, così fessi? E quindi segretamente vennero venduti con la connivenza, ovviamente, la collaborazione di case d'asta e gallerie, molte delle quali svizzere. Qui appunto vediamo una delle aste
su cui si ha qualche materiale documentario a Lucerna, in Svizzera, dove, come vedete, viene venduto un autoritratto di Van Gogh che oggi è negli Stati Uniti. Ma al di là di questi pezzi che vennero venduti all'estero, e al di là di alcuni che vengono ottenuti da Goering, che così, come dire, sprovveduto non era, il resto delle opere, si calcola circa 5.000 pezzi, venne bruciato in piazza dai pompieri di Berlino. Quindi anche qui un auto da fede purificatorio di questa degenerazione. Arte degenerata, nello stesso anno viene pubblicato questo libro che in maniera ancora più didascalica, no, mette a confronto la sanità della rappresentazione del soldato tedesco con queste deformazioni di Broz, oppure il lavoratore tedesco con questo Klee, oppure la bellezza del corpo maschile e femminile tedesco con le deformazioni di Kirchner. Mentre pochi anni dopo esce quest'altro testo, il Subumano, che sulla stessa falsariga, come vedete, accosta la produzione ufficiale con quella degenerata, un evidente contrasto. La mostra d'arte degenerata che effetto fa a livello internazionale? Dunque, in Italia ovviamente viene approvata, ma l'Italia è alleata, i nostri maggiori critici si allineano decisamente con la visione di Hitler. Non ha grande risonanza, non suscita, come dire, sdegno e scalpore molto forte nel mondo. Solo a Londra si ha una mostra che si oppone. Gli artisti forse sono coloro che maggiormente si ribellano. Kokoschka si autoritrae come artista degenerato nel 1937. E infine, in Unione Sovietica cosa succede? In Unione Sovietica, l'Ermitage e i musei di Mosca avevano una straordinaria raccolta di opere francesi fine 800 fino agli anni 10, fino alla rivoluzione praticamente, che provenivano da due incredibili, ricchissime collezioni private moscovite. Queste opere vengono dapprima messe assieme, ovviamente tutto viene statalizzato. Dapprima messe assieme e vengono dapprima esposte come arte occidentale, e già questo fatto, come dire, le poneva in una sorta, le relegava in una sorta di ambito che non è quello russo, non è quello sovietico. Questo museo di arte occidentale poi viene chiuso, e spesso si hanno delle proposte di vendere queste opere, come peraltro è accaduto anche con opere antiche dell'Ermitage, e queste che erano considerate come barbari metodi rappresentativi, come opere formaliste, ecco, l'accusa di formalismo in Unione Sovietica era la peggiore, il formalismo è borghese, un'arte inutile, un'arte appunto per ricchi sfaccendati. Insomma, solo per fortuna, si può dire, i capolavori arte occidentale, diciamo, si sono salvati dalla vendita o dalla distruzione, finché sono riemersi dai magazzini dei musei sovietici, dall'Ermitage, da Pushkin di Mosca, a pezzi, dapprima Cézanne, Van Gogh, poi Gauguin, poi Matisse e per ultimo Picasso e il cubismo, che evidentemente erano ritenuti meno digeribili, e basti pensare che queste opere, queste sezioni, che sono ricchissime, sono oggi uno dei pregi maggiori anche del turismo a Mosca e a San Pietroburgo. Ecco, e chiuderei con questa frase di Groz: eravamo come barche a vela che spiegano al vento le proprie vele rosse, bianche o nere. Alcuni esponevano gli emblemi del Fronte Unito, che è quello cinese, altri quelli del comunismo o del nazismo. Ma vista da lontano, queste vele sembravano uguali. Scrive Groz, che appunto anche lui fuggì negli Stati Uniti. Ecco, grazie, io avrei.
Benissimo, grazie professore per la lezione, che è stata molto interessante e darei subito la parola, magari c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda al professore riguardo alla lezione? Ma io per esempio potrei rompere il ghiaccio e chiedere, lei l'ha sfiorato questo tema in volata, durante la presentazione, il tema delle eredità difficili adesso è di nuovo più vivo che mai, soprattutto per i fatti, insomma, americani, inglesi, degli ultimi tempi che hanno avuto ricaschi significativi anche da noi. E diciamo il rapporto dell'Italia con le memorie del fascismo, con soprattutto i grandi monumenti architettonici fascisti, è stato un tema che insomma è tornato anche qui periodicamente nella discussione pubblica italiana. E da un lato diciamo sviluppare una riflessione sulle testimonianze di periodi difficili come quello delle dittature all'interno di un museo che quindi estrapola di per sé le opere da un contesto, lo rende molto più facile. È facile contestualizzare, spiegare, far comprendere quando si è dentro la sala di un museo perché si entra con un'attitudine, no? Anche se vogliamo più favorevole a questo tipo di riflessione. Diverso è quando siamo chiamati a vivere quotidianamente degli spazi, magari connotati, no? Che hanno una fortissima eredità, pensiamo al Foro Italico, no? Senza magari avere gli strumenti adeguati per comprendere anche che tipo di percorso hanno fatto quelle architetture e quei monumenti, e quindi ci si trova spesso davanti a una polarizzazione. Tra chi vorrebbe cancellare, magari rimuovere l'obelisco del foro, no? Perché alla fine è quello il simbolo più lampante, più esplicito anche per l'iscrizione, e chi invece vi simpatizza e quindi, come dire, quasi ammicca a questo tipo di contesti come le sopravvivenze di un passato che può ritornare, che può ancora significare qualcosa, no? Perché sono monumenti che non sono lettera morta. Per fortuna e anche per sfortuna. E quindi mi chiedevo che cosa si può fare? Diciamo, è possibile davvero portare avanti un processo di risemantizzazione di questi spazi più consapevole, meno passivo? E si può trattare i grandi monumenti, le opere d'arte un po' come i nomi delle vie, che a volte vengono sostituiti, a volte cancellati? È così per lanciare una riflessione. Sì, no, grazie Bianca e Bruna. Il tema sì è di grande attualità, come immagino sappiate. Dunque, io credo che per i contesti architettonici non si possa fare un discorso unico, nel senso che ogni contesto è legato al suo ambiente urbano, è legato a chi lo frequenta. Sicuramente quello che può essere una base di partenza per tutti, questo tipo di realizzazioni è la consapevolezza di quello che erano e quando sono nate. Io sfido a chiedere agli italiani di oggi se sanno che la Farnesina, il nostro Ministero degli Esteri, è la Casa Vittoria, è nata come Casa Vittoria, quindi come la sede più importante del partito fascista a livello nazionale. Questa è stata una rimozione a cui hanno ovviamente contribuito anche la nostra classe dirigente, però appunto come dicevamo prima le emozioni non aiutano. E quindi va visto contesto per contesto, cioè c'è l'esempio di Bolzano che forse qualcuno di voi conosce, che è molto riuscito, dove appunto un monumento d'epoca fascista molto discusso è stato lasciato integro, ma integrato, scusate il gioco di parole, al suo interno di un percorso storico documentario che ne spiega il significato, la valenza, la contraddittorietà del contesto e così via. E questo bisognerebbe poterlo fare per molti altri esempi. Quello che dicevi sulle opere d'arte nei musei, sì, è vero. Con la differenza, allora ci sono due ordini di problemi. Ci sono le opere d'arte che sono state, soprattutto da parte dei nazisti, requisite, vale a dire rubate,
pratica. Anche quando siamo in presenza di un atto di compravendita, è comunque un furto perché il venditore, proprietario o lezionista non era in grado di potersi rifiutare. Quindi o me lo vendi a quella cifra che dico io o te lo porto via. Ecco, ancora non si è esaurita dopo 70 anni, alla fine della guerra, tutte le infinite cause di richiesta di restituzione da parte. Allora, quando le opere provengono da chiese, da palazzi o da musei, è più semplice perché sono documentate. Ma quando le opere sono state rubate a collezionisti privati o gallerie, è molto più complesso. Forse qualcuno di voi ha visto, ha seguito e poi ha visto il film, che è peraltro ben fatto, sulla Adele Bloch-Bauer di Klimt. Che la nipote che vive in America alla fine è riuscita a riottenerlo dal Museo del Belvedere di Vienna, quindi oggi si trova negli Stati Uniti. Quindi, ma sono veramente migliaia di queste cause ancora in corso. Quindi questo è un aspetto. L'altro aspetto è quello della produzione artistica sotto i regimi totalitari, che farne? Esporla? Come esporla? Avete visto che la qualità è scadentissima, quindi diciamo. Chiaro che non è giusto, non è logico esporre queste opere alla stregua di opere d'arte, come nelle altre sale del museo. Anche qui c'è bisogno di una contestualizzazione. Una mostra curiosa, qualche immagine ce l'ho, di una modalità di presentazione differente è stata fatta in Romania, a Bucarest. Pochi anni dopo, mesi addirittura, alla fine di Ceausescu e della sua terribile moglie, con i ritratti ufficiali che loro si facevano fare ad ogni momento, ovviamente sempre gioiosi, che loro venivano offerti fiori e venivano festeggiati dappertutto, esposti capovolti. E la qualità delle opere, dei dipinti, non ne perdeva, anzi, forse ne guadagnava. Però, diciamo, era una modalità per documentare e far vedere qual era il tipo di arte che veniva sostenuta durante la dittatura di Ceausescu e quindi anche di esporla, però per esporla in un modo diverso. D'altronde, no, sappiamo che il mestiere di allestire è un mestiere importante e molto delicato, perché le opere non hanno un valore univoco e, insomma. Siamo noi come le esponiamo e quello che vogliamo far dire alle opere che abbiamo una grande responsabilità e quindi tanto maggiore per quanto riguarda questi momenti drammatici. Grazie. Sono altre domande? Beh, direi di no. Infatti, va bene. Allora, bene, direi di ringrazio ancora, ringraziamo insomma il professore per la lezione, è stata molto interessante. Grazie a voi. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato speriamo di vederci, speriamo insomma, di incontrarci magari a settembre. Speriamo che questo ciclo di lezioni vi sia piaciuto, vi abbia fatto un po' entrare insomma, nell'ottica di quello che facciamo noi nel nostro Dipartimento di Scienze Storiche e di Beni Culturali. Perfetto. E niente, quindi speriamo di vederci presto. Vi ricordo che a settembre faremo anche un altro open day per il corso di laurea triennale, quindi potrete, insomma, potrete venire a trovarci così magari vi facciamo anche vedere un po' l'università e speriamo di vederci presto, ecco. Grazie a tutti e buona serata allora.